Diretta. Bravo. Facciamo vedere. Facciamo vedere anche i colleghi di centrodestra. Dov'è Davide? Allora, non siamo davanti all'aula della Giunta per le elezioni, siamo ovviamente alla Camera dei Deputati. L'aula della Giunta però è stata occupata dal Movimento 5 Stelle per un motivo molto serio, perché è in atto un vero e proprio furto alla democrazia, una truffa messa in atto dal centrodestra, da Forza Italia. Qui con me Anna Laura Orrico, collega in Giunta per le elezioni, che adesso vi spiegherà quello che stanno provando a fare, la porcheria che vogliono provare a fare, di fatto prendendo in giro i cittadini e cambiando le regole del gioco dopo le elezioni. Anna Laura, spiegaci un po' quello che sta succedendo. Grazie Leonardo. Sostanzialmente questa maggioranza vuole modificare i criteri con i quali noi elettori e voi elettori, cittadine e cittadini, ci siamo recati a votare alle scorse elezioni politiche il 25 settembre 2022 e abbiamo seguito determinati criteri che poi sono stati anche applicati dagli scrutinatori, che hanno deciso in base a quei criteri quali schede fossero valide e quali invece fossero nulle. Adesso, con una nuova norma inventata dal centrodestra, queste schede da nulle potranno diventare valide e quindi significa ribaltare il risultato elettorale di tanti collegi elettorali. Poi ce n'è uno in particolare, che è quello calabrese, dove Forza Italia ha perso, perché il rampollo di una nota famiglia calabrese politica ha perso contro il Movimento 5 Stelle, ha perso contro di me, quindi in quel collegio i calabresi hanno voluto esprimere un voto diverso che adesso questo Parlamento, nella Giunta delle elezioni, vuole ribaltare. È come se alla fine di una partita di calcio, Leonardo, l'arbitro fischia e decide di cambiare le regole, quindi un fuorigioco che non c'era diventa fuorigioco, un gol che non c'era diventa un gol e quindi quel risultato elettorale viene completamente cambiato. E a questo punto toglietecelo il diritto di voto, così, no? Così credo che ci sia un pericoloso, se dovessero fare veramente questa porcata, perché non c'è altro modo per definire questa vergogna, è una porcata vera e propria. Se dovessero fare questo, si crea un precedente pericoloso, perché vuol dire che alle prossime elezioni politiche la maggioranza di quel Parlamento potrà tranquillamente, a colpi di maggioranza, cambiare la legge elettorale secondo il proprio tornaconto. Ecco, è inutile che andiamo a votare. Quindi è inutile che andate a votare. Cioè, noi siamo qui, ovviamente poi sappiamo, c'è tanta propaganda, si sta facendo tanta propaganda, questo governo dice di lavorare per i cittadini, per portare avanti misure in favore dei cittadini. Bene, come vedete invece si stanno portando avanti dei provvedimenti a colpi di maggioranza, violando la Costituzione, violando ogni diritto costituzionale, ogni diritto sancito dalla nostra Costituzione, cambiando la legge elettorale dopo che si è votato, e quindi diciamo è veramente una truffa per gli elettori, non servirà più andare a votare. Quindi cari cittadini, con il centrodestra al governo si sta facendo questa porcheria e sarà inutile da qui in avanti andare a votare. Io volevo parlare anche con il nostro collega, grazie Anna Laura, anche lui in commissione giunta, Davide Aiello. Buonasera a tutti. Non ci sono parole per descrivere questa vergogna. Siamo qui davanti alla Giunta delle elezioni per impedire l'ennesimo atto di arroganza politica da parte di questa maggioranza. Con questo emendamento vogliono far diventare validi dei voti invece nulli, che erano stati dichiarati nulli sulla base delle indicazioni date proprio dal Ministero dell'Interno. Qualora gli elettori avessero fatto due X su due simboli diversi, anche simboli in coalizione, quel voto è da considerarsi nullo. E così, ovviamente, giustamente, hanno deciso tutti i presidenti di seggio di tutta Italia. Qui con questo emendamento si vuole far passare, quindi si vuole convalidare dei voti che sono stati dichiarati nulli, soltanto per favorire qualche deputato di Forza Italia che è rimasto fuori alle ultime elezioni del 25 settembre. È una battaglia di principio, una battaglia per la legalità, perché questo emendamento va contro il principio di legalità. Noi siamo garanti della legalità in Parlamento e non permetteremo a questa maggioranza, con la loro arroganza, di far passare una porcata del genere. Quindi noi ci opporremo oggi e sempre. Abbiamo occupato prima la Giunta per le elezioni, poi hanno cambiato aula, perché ovviamente all'interno della Giunta non
non stavano, diciamo, facendo andare avanti i lavori, quindi hanno dovuto sospendere, e adesso siamo qui davanti ad un'altra aula, al quarto piano della Camera dei Deputati, in questa aula ex agricoltura, ex commissione agricoltura. Siamo tutti qui con i colleghi, come vedete stiamo bloccando l'ingresso perché di fatto non vogliamo che si metta in atto questo tradimento, questa truffa ai danni degli elettori. Sono qui ovviamente anche gli esponenti della maggioranza, gli altri componenti della giunta, che ovviamente non possono entrare perché ci siamo noi qui davanti a bloccare, a provare a tutelare la Costituzione e il sacrosanto diritto dei cittadini che hanno deciso di votare per un risultato. Qui c'è anche la nostra vicepresidente Alessandra Todde, c'è anche il nostro Alfonso Colucci. Vieni Alfonso, vieni, così parliamo di questa truffa che stanno mettendo in atto ai danni dei cittadini calabresi e di tutti i cittadini italiani, perché poi questo crea un pericoloso precedente, dicevamo prima con Davide e con Anna Laura. Non solo, quello che si deve capire è che è un furto di democrazia. Se passa questo emendamento significa veramente sovvertire le regole democratiche e fare in modo non solo che venga perso un seggio, ma che veramente vengano cambiate le regole ex post. È una vergogna. Assolutamente, noi non stiamo facendo una battaglia per la tutela di un nostro seggio, noi stiamo facendo una battaglia per la legalità e soprattutto per la tutela della volontà che si è espressa nelle urne elettorali, che è la volontà popolare, che è in democrazia sacra. Questa è la nostra battaglia, questo è il Movimento 5 Stelle. Sono battaglie in favore dei cittadini, perché si crea, lo abbiamo detto prima, un pericoloso precedente, cioè alle prossime elezioni qualsiasi sarà la maggioranza potrà decidere di cambiare le regole del gioco e magari con questi giochetti, con i colpi di maggioranza, si può cambiare anche la stessa maggioranza. Cioè pensate un po', è un'assurdità, è una cosa che non si è mai vista in questo ma paese. Ma soprattutto io voglio far pensare una cosa, voi pensate che esprimete un voto nelle urne, esce un risultato, questo risultato fa accadere delle cose, poi arriva qualcuno che dice no, ma vi abbiamo dato delle regole che non erano esattamente queste, quindi adesso non valgono più perché noi siamo capaci di cambiarle dopo. Perché abbiamo la maggioranza. Perché abbiamo la maggioranza. Non si vergogna. Cambiano le regole quando il gioco è finito. E la cosa bella è che il Movimento 5 Stelle è unito, qui siamo tutti insieme perché forte è la nostra volontà di legalità. È passato poco fa il nostro presidente Giuseppe Conte, ovviamente adesso ci sono delle riunioni in corso, vogliamo fermare perché la nostra protesta non è una protesta strumentale, è una protesta che serve a bloccare questa vergognosa azione da parte di questo governo. Mi avvicino qui, c'è anche il nostro vicepresidente Ricciardi. Allora, continuiamo a occupare. Continuiamo ad occupare. Troppe. Continuiamo ad occupare, continuiamo ad essere qui. Come vedete siamo qui con i colleghi. Ovviamente vi teniamo aggiornati sugli sviluppi. Noi ovviamente combatteremo contro questi colpi di questa maggioranza, contro questa vergognosa azione che stanno mettendo in atto. Non ci sono altre parole per definire quello che si sta facendo. Come vedete, vi faccio ancora vedere, siamo tutti qui, tutto il gruppo parlamentare è qui e stiamo lottando per difendere il diritto sacrosanto dei cittadini ad avere un voto che è stato espresso a settembre che venga rispettato. Sono qui anche con l'altro nostro vicepresidente Michele Gubitosa. Michele, qui loro pensano di poter giocare con la democrazia solo perché hanno ottenuto una maggioranza che però, ricordiamolo, non rappresenta la maggioranza dei cittadini italiani, è solo una maggioranza elettorale, purtroppo con un'astensione molto alta, però se mettono in atto queste azioni i cittadini non saranno più invogliati ad andare a votare, cioè non ha senso andare a votare. Se poi le regole cambiano dopo che c'è un esito, perché andare a votare? Il cittadino si chiede questo. Ma il ricorso che ha fatto questo di Forza Italia, che non ha vinto, contro la nostra deputata, vuole far riconteggiare le schede nulle su cui c'erano più simboli e quindi da regolamento non si poteva attribuire il voto, le vogliono far riconteggiare per farle andare, in quanto se tu quando votavi l'uninominale poi andavi a attribuire anche più X su altre liste, quindi non votavi una lista sola ma ne votavi due o tre,
quella scheda era nulla perché non potevi attribuire a chi andava in voto. Ebbene, loro le vogliono far valere lo stesso, dicendo vale solo l'uninominale. Ma questo... E quindi andare a sovvertire il voto. Ma, questo vuol dire che alle prossime elezioni magari ci sarà una maggioranza in Parlamento che potrà decidere di potenziare la sua maggioranza semplicemente cambiando le regole in gioco. Vi rendete conto dell'assurdità? Cioè sembra uno scherzo e invece è proprio quello che vogliono fare e che stanno facendo. Grazie anche a Michele Gubitosa. Intanto sono arrivati anche i senatori qui alla Camera dei Deputati a darci manforte, perché ovviamente in questi spazi i senatori possono sostare, possono passare, e quindi qui abbiamo anche il nostro vicepresidente Mario Turco. Pronti alla battaglia. Pronti alla battaglia per difendere il voto dei cittadini. Vi abbiamo spiegato con i colleghi in giunta per le elezioni, Mario, che vogliono cambiare le regole del gioco dopo che si è giocata la partita. Il risultato è così. È come se finisse 1-0 e la partita finisse e loro giocano ancora. E loro però poi a fine partita decidono nelle segrete stanze di cambiare il risultato. Quindi, cioè, di giocare senza la squadra avversaria e senza l'arbitro. E certo, perché gli arbitri fanno tutto loro. Fanno gli arbitri, si rubano il pallone, lo portano via, cambiano le regole. Veramente vergognoso. Come vedete sono arrivati anche i colleghi del Senato qui, siamo tutti qui, vi terrò aggiornati, noi non molliamo, difenderemo fino all'ultimo, sempre, l'interesse dei cittadini, la democrazia, la Costituzione, i diritti dei cittadini, perché veramente questa mossa di questo governo e di questa maggioranza è una mossa scellerata, l'ennesima mossa che mette a serio rischio la democrazia, la stabilità della democrazia, la nostra Costituzione e i diritti dei cittadini. Vi terrò aggiornati, stateci vicino, fate sapere a tutti quello che stanno facendo, le porcate che stanno portando avanti questa maggioranza di destra, il governo Meloni, è una vergogna. Noi arriveremo fino al Presidente Mattarella per denunciare questa vergogna, è ora che ne parlino anche i media, perché è inaccettabile tutto questo. Non molliamo, stateci vicino, mi raccomando, ci vediamo presto.